Era il 1981 e nel dipartimento di nutrizione dell'Università di Toronto questo signore, chiamato David J. Jenkins, stava per pubblicare un lavoro scientifico che avrebbe cambiato per sempre il mondo della nutrizione umana. Signori e signori, diamo il benvenuto all'indice glicemico. Oggi queste due paroline, indice glicemico, sono tra le più nominate in ambito nutrizionale e spesso anche con un vago retro gusto marchettaro. Prematurata la supercazzola o scherziamo? Oggi allora ci tufferemo di testa dentro questo argomento, analizzando gli effetti sulla nostra salute e facendo anche esplodere qualche fake news. E poi alla fine del video, come di consueto, condividerò anche delle informazioni pratiche, applicabili da tutti già da oggi stesso. Questo video fa parte della serie Medicina in Pratica, una serie unica qui su YouTube Italia, in cui andiamo a prendere le conoscenze scientifiche teoriche e le trasformiamo in consigli pratici. Se non mi conosci, beh, molto piacere, io sono Mattia Garuti, sono un medico oncologo e anche nutrizionista. Se ti interessano questi temi, soprattutto applicati al mondo della prevenzione, iscriviti al canale per non perdere i prossimi contenuti. E se vuoi entrare in contatto con me, ti aspetto su Instagram. Ma non ci incischiamo, che cos'è l'indice glicemico e perché è così importante? Ma io che c***o? Ne so, scusa. L'indice glicemico è un numero che concettualmente varia tra 0 e 100, ma anche di più volendo, e indica quanto un certo alimento aumenti lo zucchero nel sangue rispetto ad un alimento di riferimento come il glucosio. Quindi se un certo cibo ha un indice glicemico di 50, significa che fa salire la glicemia, cioè gli zuccheri nel sangue, con una velocità che è la metà di quella del glucosio. Quando questo valore è inferiore a 55, gli alimenti sono considerati a basso indice glicemico. Quando invece è superiore a 70, sono considerati ad alto indice glicemico, mentre i valori tra 55 e 70 sono considerati intermedi. Ma come si ottiene questo numero magico? Semplice, si prendono una decina almeno di persone a digiuno da 12 ore e si danno loro 50 grammi di glucosio. Quindi gli si misura la glicemia ogni 15 minuti per circa 2 ore. Qualche giorno dopo si riprendono questi sfortunati volontari e si loro l'alimento di cui si vuole misurare l'indice glicemico, ma in una quantità tale che contenga 50 grammi di zuccheri. Anche in questo caso si misura la glicemia ogni 15 minuti per 2 ore. Si otterranno così due grafici, uno con la glicemia dopo l'ingestione di glucosio, che qui vedete in rosso, e uno con la glicemia dopo l'ingestione del cibo, in questo caso dei fagioli, che vedete in verde. Il rapporto delle aree sotto le due curve, moltiplicato per 100, ma vabbè, facciamola semplice, è l'indice glicemico. Ora, senza tirare in ballo l'ingegner cane, l'indice glicemico è un parametro qualitativo che dipende da quanto rapidamente vengono assorbiti gli zuccheri che sono presenti in un certo cibo. Tuttavia, quello che spesso non viene detto è che è un parametro di laboratorio poco utile nella vita di tutti i giorni. Perché, secondo voi? Esatto, perché l'assorbimento degli zuccheri varia con mille variabili: il grado di cottura, il metodo di cottura, la varietà dell'alimento, il quantitativo di fibre, il quantitativo di grassi, i condimenti usati e anche i cibi di accompagnamento. Insomma, usare l'indice glicemico nella vita di tutti i giorni sarebbe un po' come cercare un tesoro utilizzando una mappa disegnata da Picasso. Risultato? Un totale fallimento. Anche perché, cari amici, l'indice glicemico non tiene conto della reale quantità di zuccheri che sono presenti in un certo alimento. Mi spiego meglio. Dall'ultima revisione internazionale, una certa varietà di pesca ha un indice glicemico di 70, quindi considerato alto. Oddio, ma allora la pesca è un'arma di distruzione di massa? Quello che non si dice è che avendo la pesca 5.8 grammi di zuccheri per ogni etto, per raggiungere la soglia dei 50 grammi di zuccheri dovremo ingurgitare oltre 800 grammi di pesche. E per carità, saranno anche buone le pesche, ma 800 grammi le rendono ributtanti. Questo esempio era funzionale per condividere un ragionamento. Un alimento, cioè, può avere anche un indice glicemico spaziale, ma se poi contiene una manciata irrisoria di zuccheri diventa un parametro poco rilevante. Ma attenzione, perché considerati questi limiti viene introdotto sua maestà il carico glicemico. Un applauso al carico glicemico.
In pratica questo si calcola moltiplicando il valore dell'indice glicemico per la quantità di carboidrati contenuti nella porzione che si vuole consumare diviso 100. Facciamo un esempio. Mi voglio mangiare una bella pesca succulenta. Oddio, ma l'indice glicemico è 70, è alto! Ok, ma quanto è il carico glicemico? Un etto di pesche contiene circa, arrotondiamo, 6 grammi di carboidrati, per la precisione di zuccheri. Quindi moltiplicando 70, che è il valore di indice glicemico, per 6, che sono i grammi di carboidrati, fa 420, che diviso 100 fa 100, cifre meravigliose. No, fa 4.2. Considerate che un carico glicemico inferiore al 10 è considerato basso. Tra 10 e 20 è medio e sopra il 20 è alto. Pertanto questa varietà di pesca ha un alto indice glicemico ma un basso carico glicemico. Quindi indice e carico glicemico sono utili oppure no? Per rispondere a questa domanda è necessario comprendere quale teoria si celi dietro questi concetti. In pratica, quando noi ingeriamo carboidrati, come quelli contenuti in pane e pasta, all'interno del nostro intestino questi vengono scissi in zuccheri semplici e quindi assorbiti in quanto tali. Obiezione, vostro onore! E se mangiamo un cibo che contiene già zuccheri? Beh, in questo caso spesso gli zuccheri sono costituiti da una combinazione di due zuccheri legati tra di loro, che all'interno del nostro intestino possono essere scissi e quindi assorbiti come entità singole. Da questo punto di vista, semplificando un pochettino, carboidrati e zuccheri hanno un destino metabolico che è simile. Ma una volta che vengono assorbiti, dove vanno a finire? Sì, nel sangue. Dopo aver mangiato, infatti, avremo il sangue ricco di zuccheri. E cosa fa il nostro corpo? Dà un colpo di telefono al pancreas. Pronto? Sì, ciao pancreas, come stai? Saltiamo i preamboli, cosa devi dirmi? Ci siamo mangiati una brioche. Sì, in realtà l'avremmo pucciata nella salsa al cioccolato bianco. Cosa? Sì, guarda, avremmo bevuto anche, ma saranno stati, non so, 2-3 bicchieri di latte e miele. Ma cosa devo fare io con voi? Ma guarda quanto zucchero c'è nel sangue! E adesso che ce ne facciamo di tutto questo zucchero? No, ma... cioè, sai, noi avevamo una mezza idea di andare in palestra. Mezza idea? Ma che palestra? Che al massimo voi siete campioni nel sollevamento forchetta. Senti, ho capito, lasciate fare a me. E così? Il pancreas, dopo aver captato un aumento degli zuccheri nel sangue, rilascia un ormone chiamato insulina. L'insulina è un po' come una chiave magica in grado di aprire le finestre di molte nostre cellule, come quelle dei muscoli, ma anche del tessuto adiposo, permettendo così il passaggio dello zucchero dal sangue a dentro le nostre cellule. E questo è davvero fondamentale, perché se lo zucchero stesse nel sangue potrebbe danneggiare, per esempio, i vasi sanguigni. Mentre all'interno delle cellule può essere bruciato per ottenere energia, oppure può essere immagazzinato, per esempio sotto forma di glicogeno oppure di grasso. Ora, negli individui sani, questa oscillazione di glicemia, cioè degli zuccheri nel sangue e anche dell'insulina, è un fenomeno normale. Nelle persone con diabete, invece, queste oscillazioni devono essere compensate con dei farmaci, perché non avvengono in modo ottimale, in quanto o manca l'insulina, come nel diabete di tipo 1, oppure l'insulina funziona di meno, come nel diabete di tipo 2. Ok, ma come si lega questo fenomeno con il concetto di indice e carico glicemico? L'indice glicemico, come abbiamo visto, non è che ci interessi poi così tanto, perché un alimento potrebbe anche avere un alto indice glicemico, ma magari contenere pochi zuccheri, o magari perché consumato in piccole quantità. In questo caso, sì, la glicemia potrà anche salire velocemente, ma di pochissimo, e quindi grosse conseguenze non ce ne sono. Più interessante invece è l'idea dei cibi ad alto carico glicemico, in cui la glicemia potrebbe salire in modo significativo, richiedendo quindi la produzione di insulina. Ora, lo ripeto, questo è un meccanismo fisiologico naturale, ma alcune persone sostengono che i cibi ad alto carico glicemico, costringendo il corpo a produrre più insulina, facciano ingrassare di più, perché è proprio l'insulina che permette di immagazzinare gli zuccheri, facilitando
la loro trasformazione in grasso. Altri invece sostengono che questa oscillazione di zuccheri e insulina nel sangue possa essere alla lunga dannosa, perché è in grado di aumentare l'infiammazione e quindi il rischio cardiovascolare e i tumori. Ma saranno vere queste osservazioni? Per quanto riguarda il discorso del peso, la risposta scientifica è no. L'andamento del peso dipende solo dal bilancio calorico. Quindi si può ingrassare tranquillamente anche mangiando solo proteine. Se le calorie introdotte sono superiori a quelle bruciate, si ingrasserà indipendentemente da ormoni, cibi, integratori e qualsiasi altra variabile. Ma tolto il discorso del peso, che era facile questa, che dire invece di infiammazione cronica, rischio cardiovascolare e tumori legati al concetto di carico glicemico? Qui il tema è più complesso e vorrei discuterlo in modo critico insieme a voi, mostrandovi come si può effettuare un ragionamento scientifico attorno a un tema caldo e anche controverso. Io c'ho i brividi! In questa interessante Umbrella Review che raccoglie varie meta-analisi, cioè possiamo vederla un po' come l'enciclopedia delle enciclopedie, viene mostrato come il consumo eccessivo di alimenti ad alto carico glicemico potrebbe aumentare il rischio di diabete e ictus e anche di malattie della cistifellea e delle vie biliari. Dati similari sono stati trovati anche per l'indice glicemico, anche se la forza dell'evidenza era bassa o molto bassa. Tradotto, questa evidenza è più fumosa di una stanza aerosol in un centro termale. In aggiunta, comunque, i dati del Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro mostrano come il carico glicemico potrebbe aumentare il rischio di tumori dell'utero. Giunti a questo punto, allora saremmo tentati di dire: l'indice e il carico glicemico sono un parametro importante da considerare nella nostra dieta. Ma sarà davvero così? Mettiamo in prospettiva quanto abbiamo appena visto e andiamo più in profondità. La meta-analisi di Reynolds, la più rigorosa condotta sul tema, ci mostra un dato molto molto interessante, che poi è anche tutta la chiave del ragionamento. Ebbene, di nuovo indice glicemico e parzialmente carico glicemico sembrerebbero aumentare il rischio di alcune patologie, qui di ictus e diabete, ma di nuovo il grado dell'evidenza rimane basso o molto basso, cioè siamo poco certi che questo rischio sia effettivamente reale, tangibile. Però, sempre dallo stesso lavoro, se anziché analizzare i cibi per il loro indice glicemico, li analizziamo per il loro contenuto in fibre, la situazione cambia nettamente e abbiamo un vero e proprio colpo di scena. Cioè, i cibi ricchi in fibra hanno un impatto potentissimo nel migliorare diversi parametri di salute, inclusa l'aspettativa di vita. Ma c'è di più, e questo è l'anello di congiunzione tra tutto quello che abbiamo detto finora. È il tassello mancante, la connessione invisibile. Oh, ma la vostra! Ok, mi riferisco ai cereali, una tipologia di alimento che in alcuni casi presenta un alto indice glicemico e spesso anche un alto carico glicemico, e che se integrale presenta allo stesso tempo un ottimo contenuto in fibre, mentre se raffinato ovviamente contiene pochissime fibre. Guardate allora questi dati. Questi sono i cereali in relazione al loro contenuto in fibra. Chi consuma la variante integrale ha un'aspettativa di vita più lunga. E allora, tra tutti questi dati e numeri, si comincia a intravedere un senso. Vedo la luce. Se noi mangiamo poche fibre, abbiamo sicuramente un peggioramento della nostra salute. Se noi mangiamo alimenti con un alto indice, ma soprattutto carico glicemico, potremmo, condizionale d'obbligo, avere un peggioramento della nostra salute. Ma, e qui è il nucleo della questione, l'alto indice e carico glicemico tendono a farci male solo se relativi a cibi poveri in fibre. Capite la conclusione a cui siamo arrivati? I dati attuali ci dicono una cosa chiara: il problema non sembra tanto correlato all'indice carico glicemico in sé, quanto all'assenza di fibra, cioè alla raffinazione, se vogliamo. Se siete dubbiosi, tranquilli, facciamo qualche esempio per capire un po' meglio il tema. Prendiamo una bella torta di cioccolato. Avrà un indice glicemico stellare, giusto? Sbagliato. Usando i dati dell'ultimo consensus internazionale, l'indice glicemico è 32, con un carico glicemico per porzione modesto di 11. Quindi quasi
quasi basso. È incredibile, vero? Ma l'abbiamo detto prima, l'indice glicemico risente anche della presenza dei grassi, che possono così ritardare l'assorbimento degli zuccheri a livello intestinale. E dalla stessa tabella potrete notare che molte altre tipologie di torte hanno un indice e un carico glicemico simile, anche alcune di una nota marca italiana. Ora, per quanto possano piacerci ed essere buone, diciamo che le torte non le associamo esattamente ai cibi più sani in assoluto. Per carità, non fraintendetemi, non sto dicendo che non possono essere consumate. Tutto può essere consumato nelle giuste quantità, ma i dolciumi non sono alla base della piramide alimentare, cioè la base di una dieta sana ed efficace. Eppure, alcuni dolciumi hanno un basso indice carico glicemico. Come la mettiamo allora? Sempre dalle tabelle dell'ultimo consenso scientifico internazionale, date un'occhiata al riso integrale. Integrale sarà sano, giusto? Certo, ma guardate qui, l'indice glicemico può arrivare a 87, con un carico glicemico standard di quasi 40, tre volte e mezzo quello della torta. Com'è possibile che un cibo più sano abbia anche un indice e un carico glicemico più alto? Perché indice e carico glicemico sono due parametri poco utili per definire la qualità di un carboidrato. Lo ripeto, per giudicare se una certa fonte di carboidrati sia sana, diciamo così, oppure no, l'indice e il carico glicemico sono due parametri subottimali. Questa ovviamente non è una mia personale idea, ma sono le evidenze scientifiche internazionali, che ormai si stanno orientando verso altre definizioni della qualità dei carboidrati. Per esempio il rapporto carboidrati-fibre o il rapporto carboidrati-fibre-zuccheri aggiunti. In pratica, un metodo che potrebbe essere più utile per selezionare le fonti sane di carboidrati potrebbe essere quello di selezionare quelle che ogni 10 grammi di carboidrato abbiano almeno un grammo di fibra e massimo 2 grammi di zuccheri aggiunti. Sottolineo il termine aggiunti, quindi non si considerano quelli normalmente presenti negli alimenti come quelli di frutta, verdura e latte, mentre si considerano quelli di dolcificanti, succhi di frutta, miele, zuccheri, sciroppi, eccetera eccetera. Proviamo allora, per curiosità, per esperimento, ad analizzare un pacco di pasta integrale con questo metodo che chiameremo per semplicità 10-1-2. Dalle tabelle nazionali CREA vedete che un etto di pasta integrale ha 64.8 grammi di carboidrati, 7.1 grammi di fibra, quindi il rapporto di 10-1 è soddisfatto, perché se a ogni 10 grammi di carboidrati deve corrispondere un grammo di fibra, dovremmo avere almeno 6.4 grammi di fibra, e qui invece ne abbiamo anche un po' di più. Brigante! E che dire invece degli zuccheri? Un etto di pasta presenta 3 grammi di zuccheri. Dal rapporto visto prima, per ogni grammo di fibra dovremo accettare 2 grammi di zuccheri. Quindi, avendo 7 grammi di fibre, potremo tollerare fino a 14 grammi in zuccheri. E qui ne abbiamo molti di meno. E in realtà questi zuccheri non sono aggiunti, ma sono intrinseci, quindi non andrebbero neanche conteggiati. Quindi il rapporto 10-1-2 è rispettato. E per tale ragione la pasta è considerato un alimento con una buona qualità dei carboidrati. L'indice glicemico invece non ci avrebbe aiutato, perché sarebbe stato alto, esattamente come il carico glicemico. Eppure, ricordiamolo, dagli studi che abbiamo anche visto prima, sappiamo che il consumo di cereali integrali, quindi anche la pasta integrale, si associa a una migliore aspettativa di vita. Quindi, di nuovo, indice carico glicemico, seppur potenzialmente utile in alcuni limitati contesti, non riescono a cogliere la complessità di un alimento e rischiano di portarci fuori strada e indurci anche in scelte alimentari sbagliate. Sembra dunque arrivato il tempo di andare oltre il concetto di indice e carico glicemico. Tuttavia, questi due parametri potrebbero essere utili ancora in alcuni contesti, come dicevo, per esempio nel caso del diabete, perché la terapia con insulina, per esempio, deve essere tarata anche sulla base di quanti zuccheri e carboidrati assumiamo nella giornata e nei singoli pasti, e deve tenere anche conto in un certo senso di quanto rapidamente gli zuccheri potrebbero salire nel sangue. Ma vi ricordo che anche in un paziente diabetico il cereale
integrale è considerato un alimento sano. Quindi, di nuovo, non sono indice e carico glicemico presi come elementi a sé stante che ci consentono di fare scelte alimentari corrette. Sono necessari nuovi modi per classificare i carboidrati, come per esempio il rapporto 10-1-2 che abbiamo visto prima. Questo rapporto, comunque, anche se molto allettante da un punto di vista nutrizionale e scientifico, rimane al momento una proposta di classificazione dei carboidrati, quindi non è considerato ancora lo standard. Cosa significa? Beh, che anche il suo utilizzo dovrebbe essere preso con le pinze, fino a quando almeno non avremo studi più solidi. E cosa fare allora? Come comportarsi? Come fare a non perdersi in questo mondo di torte, profiterol, bignè? Molto semplice, cari amici. Basta ricordarsi delle buone, vecchie, care linee guida nazionali sulla dieta mediterranea. Se volete dunque capire quanti carboidrati consumare, ma soprattutto da quali fonti ricavarli, e anche con che frequenza settimanale consumarli, beh, non vi resta che cercare e guardare il mio video sulla dieta mediterranea. Spero, come sempre, che questo video vi abbia dato degli spunti utili. Se così è stato, aiutatemi a condividere questo video con chi potrebbe trovarlo interessante o anche intrigante dal punto di vista scientifico. Vi ricordo che per non perdere i video successivi potete iscrivervi adesso al canale, e per chiunque volesse entrare in contatto con me, beh, ci vediamo su Instagram oppure nei commenti. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!